Ciao a tutti ragazzi, Fabio Zeta per voi. Oggi intervista qualcosa di diverso, di atipico, che di solito si trova in posti differenti. Qui oggi tra le aziende e le start-up troviamo... Itaca Addestramento. Fantastico, Itaca, quindi addestramento immagino che abbia a che fare con i cani, giusto? Esattamente. Quindi addestramento cinofilo. Addestramento cinofilo, esatto. Ci occupiamo di addestrare, educare, recuperare qualsiasi tipo di cane. Non importa da dove venga, non importa se di razza oppure un meticcio, l'addestramento è uguale per tutti, serve specialmente alla gestione del cane, educare anche i proprietari, ovvero le persone che gestiscono il cane, a essere anche più sicuri in ambienti esterni, pubblici, come potrebbe essere un centro commerciale, come potrebbe essere la stazione, la metropolitana, i pullman, le macchine, abituarlo a tutto il traffico della città. Fantastico, sito che hai detto recupero di cani, quindi riuscite anche ad addestrare cani magari che arrivano da un disagio sociale o da maltrattamenti, esatto? Certo, è proprio questo. Ci sono cani che vengono specialmente dal sud, che hanno bisogno di un aiuto proprio a livello anche della persona che gestisce il cane, a indirizzarsi verso un vivere sereno, non più magari con delle paure, delle fobie, delle ombre che si vengono a creare dopo che questi cani subiscono anche dei maltrattamenti, e cercare sempre di tirar fuori la parte migliore del cane. Questo lo si fa con l'aiuto di un conduttore o del proprio padrone. Fantastico, perché come hai detto tu, è proprio vero, non basta educare il cane, ma anche il padrone deve saper comportarsi in educazione con il proprio cane, esatto? Certo, educare un cane qualsiasi, dato in mano a un qualsiasi tipo di professionista che lavora con i cani, il lavoro è breve, perché comunque non si fanno determinati errori e si sa su che cosa si vuole lavorare, mentre una persona che non ha magari mai avuto cani ed è alle prese con il suo primo cane, è bene che si faccia dare anche una mano da chi conosce questo settore, da chi conosce in particolare questo animale. Fantastico, quindi immagino che abbiate a che fare con tutti i tipi di razze, giusto, di cani? Certo. E tutti i tipi di taglie, quindi immagino dal Chihuahua all'Alano, al Pitbull, all'Amstaff, tutti i tipi di razze, esatto? Certo, specialmente in questo periodo che sta andando anche di moda il cane, che cosa succede? Una persona dice, oh che bella questa razza, e prende una determinata razza che magari non va neanche bene per lui. E quindi ci si incontra in questi problemi di malgestione del cane, ma non per il cane in sé, ma proprio per la razza specifica del cane. Certamente, perché giustamente, come forse tu puoi confermarmi, alcuni tipi di razze vanno gestite in un attento modo, esatto? Esattamente, ci sono razze più delicate, razze meno delicate, razze che ti permettono un certo tipo di lavoro e altre che lo si deve andare invece a costruire tutto. Certamente, allora, due domandine di cultura generale. Quali sono le razze che adesso di cani stanno andando più di moda? Perché come hai detto, ormai il cane sta andando giustamente di moda e siamo molto contenti, perché comunque fa piacere avere un cane, salvare un cane, ed avere un cane che magari arriva anche da un canile sarebbe ancora meglio. Quali sono le razze di tendenza in questo momento? Beh, sicuramente c'è l'Amstaff, il Bull Terrier, il Pitbull, che anche qui queste persone che vanno a prendere queste determinate razze non conoscono né la razza né la provenienza della razza, quindi andare a fare dei miscugli, di incroci tra oh che bello il mio Amstaff, oh che bello il tuo Amstaff, si va a creare della genetica sbagliata e spesso possono uscire anche cani squilibrati. Certamente, infatti tu hai citato tutte le razze un po' complicate e delicate da gestire, tutte razze direi di derivazione comunque da Pitbull in su, Amstaff, Pitbull, poi se non erro c'è anche il Dogo, se non erro? Sì, il Dogo argentino, è tipo molossoide, anche quello è abbastanza difficile da gestire, però ci sono anche razze, che non per forza razze, ma cani che vengono considerati meticci, tenuti al canile, che hanno dei seri problemi, e molte volte succede questo: la persona adotta questo tipo di cane e molte volte lo riporta indietro. Ogni volta che questa persona qui porta indietro al canile il cane, non fa altro che aggiungere altro stress e il cane subisce un altro trauma, quindi si accumula a tutti gli altri traumi precedenti e sarà sempre più difficile recuperare questi tipi di cani. Certamente, ti faccio una domanda che forse ti avevano già fatto in tanti: esistono cani non recuperabili? Sì, nel senso, ci sono i cani, ad esempio, faccio sempre l'esempio del sud perché dove ce ne sono di più. Noi siamo a conoscenza, tra l'altro,
siamo di giù e quindi conosciamo il disagio e il problema sociale del cane in meridione. Anch'io quindi... sono di giù, vengo da lì e infatti io vedo molti randagi e specialmente molte cucciolate di randagi. Il randagio viene considerato, il figlio del randagio viene considerato un cane ferale, ovvero che nella sua genetica fa parte di randagi, quindi la parte dell'imprinting che il cane ottiene alla nascita, che dura all'incirca 2 mesi, quei 2 mesi sono delicatissimi, dove il cane si abitua a tutto. E lì il cane si abitua a essere proprio un randagio, quindi è molto più difficile tirarlo fuori. Ho capito. Io ti ringrazio di essere stato con noi, in quanto ci ha fatto molto piacere parlare innanzitutto di animali, perché sono argomenti molto delicati e molto, diciamo, belli nell'umano, perché è bello interagire animali, giustamente cani in questo caso, ed esseri umani. Io ricordo a tutti di visitare Itaca, immagino che abbiate anche un sito internet. Sì, adesso è in fase di costruzione, a breve sarà online, con tutto quello che riguarda il cane, anche delle informazioni, specialmente per le patologie anche che possono avvenire nel cane, delle malattie ossee, malattie muscolari, tutto quello che può riguardare il cane. Per esempio come nei pastori tedeschi che vengono ad avere problemi alle ossa, alle zampe posteriori, poi hanno problemi a deambulare per strada, giusto? Esatto, lì si ritorna sempre al discorso della genetica. Gli allevatori che cosa hanno fatto? Hanno incrociato linee di sangue di pastore tedesco nel tempo per avere incroci sempre più puri. Che cosa ha portato questo? Ha portato a formare un pastore tedesco molto delicato. Il pastore tedesco adesso risente, come molto tempo prima, ma un po' di meno, specialmente in questo periodo risente di displasia alle anche molto frequente, quindi la displasia alle anche si capisce dal... quando hanno magari, immagino, una tendenza all'arca verso il basso, un certo tipo di camminata con la zampa. Esatto, trascina proprio il posteriore, si legge proprio sul pedigree, volevo dire attraverso le lettere. Esatto. Se una A, una B, ancora, se una C è già un po' più rischioso che si possa trascinare il posteriore, se una D è grave si cerca di non far riprodurre più quei soggetti. Ho capito. Io ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie per il tuo lavoro che fai con gli animali, perché è una cosa molto molto bella. Io vi ringrazio e vi saluto dallo SMAU 2015 di Torino, in Piemonte. Fabio Z per voi. Ciao.